Benvenuti da Elite Sport. Oggi nuova location. Ci troviamo in un posto che voi in tanti conoscete bene. In tanti spero che lo conoscono bene subito dopo questo periodo di riposo forzato. Nel frattempo iniziamo a salutare un po' di amici che si stanno collegando. C'è con noi Anna Maria, c'è con noi Anna. Ciao Anna, con Anna abbiamo vissuto una bellissima esperienza a Berlino. Con noi Anna Maria Cafaro. Man mano si stanno collegando tutti gli amici. Dopo vi ricordo che sul canale, adesso che è entrata Anna Maria, mi sono ricordato che sul canale di Francesco Raimo dalle 18 avremo la seduta di allenamento. Mi raccomando, come finiamo la nostra diretta, ci prepariamo e ci colleghiamo sul canale di Francesco per fare gli esercizi. Io dovrò fare una corsettina per mettermi in posizione di partenza. Allora, vediamo un pochettino man mano. Diamo sempre qualche minutino agli amici che si collegano. Anna Maria, ricordaci che cosa ci serve dopo, che non ho avuto tempo di vedere. Con noi c'è anche. Pasquali, ciao, buonasera. Ciao Stefano. Anna Maria, sono in un posto segreto. Un posto segreto che tutti voi fra poco spero riuscite a rivedere, perché ormai è un posto nascosto, rinchiuso, dove nessuno può ancora entrare, ma speriamo che subito dopo Pasqua danno la possibilità di aprire questo scrigno e di andare in questo posto segreto. Allora, direi che qualche minutino di tempo ce l'abbiamo dato. Sono le 17:03. Partiamo con la nostra spiegazione. Allora, prima di partire con la spiegazione, Anna Maria e Francesco mi hanno ricordato, cioè mi hanno detto che cosa ci serve dopo. Ci servono due bottiglie d'acqua e un tappetino. Vi ricordo alle 18, Francesco Raimo, pagina Facebook e anche Instagram per poter seguire i suoi allenamenti, che seguo anche io e Adele. Allora, sì, siamo pronti. Vi do il benvenuto da Elite Sport a Castellammare di Stabia. Oggi utilizzeremo questo spazio in diretta per fare un approfondimento su come scegliere le scarpe da running o da camminata, quindi da corsa o da camminata. Qualche amico nei giorni passati ha visto i video che parlavamo più o meno di. Abbiamo fatto una breve carrellata su come si suddividevano le scarpe in categorie, però qualcuno diceva: sì, Marco, però come faccio a scegliere la mia categoria? E adesso utilizziamo questo spazio proprio per fare questo tipo di spiegazione. Quindi partiamo proprio con la spiegazione e la scelta delle scarpe da running. Come scegliere una scarpa da camminata o da corsa? La cosa principale per scegliere una scarpa da camminata o da corsa è anche capire il tipo di approccio che noi vogliamo fare con queste due discipline. Con la camminata può essere un pochettino più semplice la scelta della scarpa, in quanto basta prendere un prodotto che sia di buone caratteristiche di ammortizzamento, una buona stabilità, e quindi riusciamo già ad avere un buon prodotto. Con la corsa è un pochettino più difficile la scelta delle scarpe, ma partiamo proprio dalla base. Entra una persona in negozio, la prima cosa che mi fa, richiesta che faccio, è: che tipo di scarpa ti serve? Diceva: partiamo con un atleta che vuole una scarpa da corsa. La prima cosa che chiediamo all'atleta è: che tipo di corsa fai? Fai una corsa agonistica, cioè ti piace partecipare alle gare, utilizzi una scarpa sia da allenamento che da gara, oppure ti alleni solo per divertimento? Mettiamo il caso che il ragazzo si allena solo per divertimento. Allora, in quel caso andremo a prendere una scarpa che sia ben ammortizzata, con una buona stabilizzazione. Subito dopo messa una scarpa a piede molto ammortizzata, anche un po' più pesante, non è importantissimo il peso della scarpa in questo tipo di scelta. Lo
anche un po' più pesante, non è importante, l'importante è che protegga bene. Una volta messa la scarpa al piede, lo facciamo camminare. Facendolo camminare e anche fare qualche passo di corsetta, riusciamo a vedere anche il grado di appoggio. Io non amo far correre le persone sul tappeto per vedere come appoggiano il piede, in quanto il tappeto tende sempre a modificare un pochettino il sistema, il grado di appoggio e di pronazione del piede. Quindi sul tappeto la maggior parte di noi tende ad essere leggermente prono, anche sulla breve distanza. Facendolo invece anche solo camminare su una distanza che sia almeno di 4-5 metri, noi riusciamo a vedere il movimento del piede, quindi la torsione della caviglia e eventualmente anche una rotazione del calcagno. E in base a questo possiamo andare a individuare il grado di sostegno, di supporto o di ammortizzamento che ha bisogno il cliente. Naturalmente lo rapportiamo con quella notizia che ci ha dato prima, che era quella del tipo di attività che andrà a fare il nostro amico cliente. E immettendo insieme queste due notizie andiamo a prendere una scarpa da ammortizzamento e supporto particolare. Un'altra cosa importantissima da tenere in considerazione è anche il peso dell'atleta che si presenta in negozio a scegliere la scarpa. Infatti, un ragazzo che è alto 1,70 m e pesa 60 kg non utilizzerà la stessa scarpa di un ragazzo che invece può essere anche 1,80 m ma ne pesa 100. Quindi le due scarpe sono differenziate da ammortizzamento, supporto e stabilizzazione, che sono i tre parametri da prendere sempre in considerazione su una scelta per una scarpa. Un altro particolare è nel momento in cui invece andiamo a scegliere qualcosa che sia da camminata veloce, in quel caso andiamo a mettere un po' di supporto in più. Quindi, come dicevamo nello scorso appuntamento, andiamo a prendere una scarpa che viene definita support, che non è una vera e propria antipronazione di una volta, ma è una scarpa di massimo ammortizzamento con un grado di sostegno maggiore nella parte dell'arco plantare. Quindi, nella parte interna dell'arco plantare, in questa zona, la scarpa ha una specie di guida dell'appoggio. Invece, quando andiamo a parlare di antipronazione, andiamo a parlare proprio di scarpe, quindi guidance pesanti, dove in tutta questa zona noi abbiamo anche degli inserti molto ma molto rigidi che servono, come facemmo vedere la volta scorsa, a sostenere la pronazione e di conseguenza la rotazione verso l'interno della caviglia. Importantissimo, come già abbiamo parlato, anche dell'antitorsione sul tallone, quindi una conchiglia oppure un sistema, dipende dal marchio delle scarpe che poi andiamo a scegliere, che riesce a stabilizzare quello che è la rotazione del piede nella fase interna e nella fase esterna. Oggi, oltre a parlare di questa scelta, quindi che viene fatta insieme a un esperto, in questo caso è normale che io dico che venite da me, noi insieme scegliamo le scarpe, però in un periodo come questo dove è difficile vederci da vicino, devo dire la verità, sto avendo molto riscontro anche con un supporto telematico delle persone, quindi riusciamo ad avere anche tramite WhatsApp, tramite delle videochiamate, visione di come la persona cammina, visione del consumo delle scarpe precedenti. Infatti tanti abbiamo scelto le scarpe, per esempio in questi giorni, anche con la scelta delle vecchie scarpe che loro avevano ai loro piedi. E in base a quello poi abbiamo scelto la scarpa e gliel'abbiamo spedita anche a casa. Infatti vi ricordo che in questo periodo abbiamo la vendita ferma perché il negozio è chiuso, però la vendita online è sempre attiva e sempre aperta. Quindi vi consiglio di registrarvi sul sito ritsport.it e di vedere tutte le promozioni che ci sono in corso. Naturalmente qualsiasi problematica che avete oppure qualsiasi anche problema proprio nella scelta del modello, potete tranquillamente inviare un'email oppure contattarmi sui canali sia di Instagram che di Facebook. Giusto per rientrare in questo discorso delle promozioni, oggi vi do una carrellata su tre modelli di scarpe con caratteristiche diverse. Scarpa di massimo ammortizzamento, una delle regine del mondo del running, è la Nimbus. In questo caso vi sto facendo vedere la Nimbus 21. Adesso già è arrivata la Nimbus 22, vi faccio vedere questa perché è una delle scarpe che le fa parte della promozione al 50%. Quindi vi ricordo che sul sito la trovate al 50% di sconto, in più spedizione gratuita e
e fino al giorno della vigilia di Pasqua anche un regalino per Pasqua. Infatti, fra poco aggiorneremo il link dove dice che la promozione era scontistica fino al 6 di aprile, invece l'abbiamo portata fino al sabato prossimo, quindi, anzi no, fino a domenica prossima, fino al 12 se non mi sbaglio. Quindi parlavamo di Nimbus 20, 21, in questo caso promozione 50%. Un'altra scarpa di ammortizzamento molto elevato, sempre in promozione al 50%, in questo caso versione femminile, quella che abbiamo visto prima è la versione maschile, ma l'abbiamo anche nella versione femminile. Questa nella promozione ce l'abbiamo solo nella versione femminile. Sconto 50%, Glycerin versione 16, scarpa di ammortizzamento molto molto elevato, in questa colorazione carina da donna. Sconto 50%, 170, se non mi sbaglio, 85 euro. Sempre spedizione gratuita e un omaggio. Una scarpa diversa da queste due. Abbiamo la linea Guide, in questo caso vediamo Guide ISO Saucony, modello di scarpa di ottimo ammortizzamento, ottima protezione, con un'intersuola di sostegno del lato interno, quindi per un'antipronazione o un sostegno guidance, scarpa molto leggera, anche questa fa parte sempre della categoria delle promozioni al 50%, quindi una scarpa che di listino costa 160, se sbaglio qualche prezzo non mi dite niente perché vado a memoria, e la trovate anche questa in promozione al 50%. In più, come abbiamo pubblicizzato nei giorni scorsi, abbiamo anche qualche cosa per gli atleti un po' più veloci. Infatti vedo che si è collegato in questo momento un carissimo amico che sta utilizzando una di queste scarpe. Quindi abbiamo sempre della linea Brooks, abbiamo delle Imperium che sono delle scarpe velocissime. Abbiamo alcune Ricochet, delle Levitate, scarpe sempre con molto un elevato ammortizzamento ma molta reattività, che abbiamo già presentato in qualche altro video. Scarpe con un sistema di spinta molto molto importante sulla zona dell'avampiede. Naturalmente vi ricordo di collegarvi sul sito troverete tutte le promozioni in corso da qua fino a Pasqua e potrete usufruire di spedizione gratuita e di un omaggio particolare. Un'altra scarpa che tengo a farvi conoscere, sempre del mondo in promozione, che è una scarpa che sta avendo molto successo fra... prendo questa qua che è la versione femminile Blue Shield versione 3, scarpa di cui abbiamo presentato la versione Elite, quella il supporto maggiore di ammortizzamento. Anche questa è una scarpa in promozione, quali di veramente una promozione molto particolare, una scarpa che va al prezzo di listino di 140 euro, la trovate a 70 euro, sconto 50%, versione uomo, versione donna, colorazioni diverse, anche qualche cosa di scuro. Ritornando quindi alla scelta della scarpa, è facile sceglierla all'interno del negozio, un po' più difficile sceglierla sul sito, ma vi ho detto che con la tecnologia attuale riusciamo anche ad aiutarvi in queste scelte, perché riusciamo tramite delle videochiamate oppure dei video che voi ci potete inviare, scegliendo il prodotto che voi potrete utilizzare tranquillamente in questo periodo. È un periodo che vi ricordo, noi siamo chiusi, ma anche fermi per quanto riguarda le attività all'esterno, quindi le scarpe le utilizzeremo per fare attività all'interno, per correre sul tappeto, sperando che subito dopo Pasqua questa morsa ci viene un po' allentata e quindi riusciamo a fare qualche chilometro in esterna un po' più, non un po' più particolare, ma sicuramente un po' più rigenerante, perché capisco e comprendo anche io correre sul tappeto non lo amo tanto, però fare un'oretta di attività al giorno comunque ci aiuta anche mentalmente a distrarci da questo momento particolare. Siamo nella settimana che ci porta alla Pasqua.